Benvenuti in un nuovo video assaggio. Eccoci qua con la location molto provvisoria natalizia e con la nostra bellissima mascotte. Non so per chi se la ricorda. Allora, oggi siamo qui per fare un video assaggio delle bar di queste barrette proteiche che vi mostrai anche in un videolog. Se ve lo siete perso, ve lo lascio giù nell'info box, dove vi ho fatto vedere un po' l'unboxing con i vari prodottini che poi andremo a provare anche nel prossimo video assaggio. Quindi, se volete uno spoiler, andate a vedere quel video. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, non ve lo dico mai, però. Poi tantissimi di voi mi dicono: ma ce l'hai Instagram? Sì, raga, ce l'ho Instagram, vi lascio il link giù nell'info box. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a provare queste barrette. Queste barrette le trovate sul sito di All Supplement. Sapete che per qualsiasi cosa potete scrivermi su Instagram per consigli, eccetera. A me piace tantissimo consigliarvi, quindi scrivetemi, mi raccomando. E come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010, ma trovate sempre tutti i link giù nell'info box con tutte le informazioni possibili e immaginabili. Allora, oggi siamo qui per provare questa super novità. Sto parlando delle barrette della Bud Power. Sono delle protein bar, quindi delle barrette proteiche, e sono usciti in tre gusti diversi. Ogni barretta è da 50 grammi, sono barrette vegan, quindi vegane, gluten free e sono ad alto contenuto di fibre. È una barretta al pistacchio. Sapete che il pistacchio è super difficile, però questa qui è ricoperta di cioccolato bianco, quindi forse chissà un punto in più. Vediamo un po', eccola qua, ve la faccio vedere nel dettaglio. Vi dico i valori: per 50 grammi ha 201 calorie, grassi 8,5, carboidrati 13,5, zuccheri 12,5, perché ragazzi dovete considerare comunque che c'è il pistacchio all'interno. Poi, perciò vedete questi zuccheri tanti alti, che alcuni vi potete impressionare, eccetera. Poi polioli 0,5 grammi, fibre 8 grammi, proteine 14 grammi e sale 0,12. Dovete considerare proteine di rispetto, di solito una barretta proteica si gira sempre intorno, ovviamente quelle lì non vegane, si girano sempre intorno ai 20-21 grammi di proteine. Questa comunque è da considerare una barretta vegana. Ciò vedete anche i zuccheri così alti. Allora, pasta, quindi una pasta al gusto pistacchio 4%, zucchero, mandorle, anacardi, pistacchi, quindi è un po' un mix. Assaggiamo. Allora, l'odore mi piace, si sente di cioccolato bianco. Già l'odore mi piace, mi ricorda tanto Pasqua, mi ricorda proprio, ecco. Mi ricorda, non so, quando ero piccola arrivavano spesso a casa mia, visto che siamo comunque un po', diciamo, siamo in questo settore, arrivavano nel periodo natalizio, nel periodo, scusatemi, di Pasqua, invece dell'uovo, tipo come si chiamano? Delle pecorelle, ecco, delle pecore, però di cioccolato. E io non lo so, quando sento questo odore, non mi capita spesso, mi viene in mente proprio quel cioccolato lì. Non so perché, ma ho questo ricordo d'infanzia. Questo odore di cioccolato bianco mi ricordano quelle pecorelle con quel cioccolato abbastanza duro, belle, mamma mia, che bei ricordi. Quindi, solo per questo un punto in più. Vediamo un po'. Allora. Io vi dico la mia recensione. Ho visto che una ragazza non gli sono piaciute, quindi vi do anche la sua recensione. Allora, io abituata, e proprio questo è il bello, a provare tanti tipi di barrette diverse, che sono vegane, sono whey, qualsiasi. Ho provato veramente tanti gusti. E posso dire che io, per quanto riguarda, non mi era mai capitato di provare una barretta vegan ricoperta di cioccolato bianco con al suo interno del pistacchio. Allora, il pistacchio non si sente molto, però vi posso dire che non è una barretta che io,
per far sentire il sapore o per far percepire il sapore di pistacchio, ti lascia quel gusto chimico? Assolutamente no. Ad un primo impatto, quello che sentite di più è il cioccolato bianco e poi questa scia, ma proprio un retrogusto molto molto lieve di pistacchio. Io non mi sento di bocciare questa barretta, a parte perché è una barretta vegana, quindi dovete anche essere abituati un po' al sapore. A parte i valori sono buoni, a parte il mio ricordo, però è una barretta super particolare. Però raga, più che il pistacchio, si sente un po' di mandorla. Lo sapete che sembra? Sembra il gelato al pistacchio, però in vaschetta tipo della linea dell'Eurospin, quella dolciando. Ecco, che non si sente proprio di quel pistacchio puro, però è un mix di sapori che insieme nel complesso ci sta da Dio. Sinceramente vi ripeto, io preferisco avere un sapore così, che però è una barretta che si riesce a mangiare tranquillamente, e non che quelle barrette con quel sapore talmente brutto che poi la prendete e la buttate. Quindi, se ragionate sotto questo punto di vista, ve la straconsiglio. Dovete comunque considerare. Oddio, mi sto dilungando forse un po' troppo. Dovete comunque considerare che il pistacchio, un po' come lampone, eccetera, è difficile da riprodurre in versione fit, specialmente per quanto riguarda le barrette. Quindi per me questa barretta è super super promossa. Io che provo tante barrette, vi posso dire che per me non mi sento di bocciare questa barretta perché per me è molto valida. Cambiamo un po' il sapore dal cioccolato bianco, andiamo un po' al reparto dark. E quindi già stiamo sbagliando, eccola qui. Ed è sempre, vabbè, Bud Power, Protein Bar, cioccolato. Questo è cioccolato, però ricoperto fuori di cioccolato fondente. Ok. Sempre vegan, gluten free, eccetera. Per 50 grammi ha. Qui ci tengo a dirvi anche un'altra cosa, che sta scritto senza dolcificanti artificiali. Perfetto. Allora, per 50 grammi ha 199 calorie, 9 grammi di grassi, 11,5 grammi di carboidrati, tra cui 11,5 grammi di zuccheri, poi fibre 8,5, proteine 14 grammi e sale, vabbè, 0,11. Quindi assaggiamo. Non ricordo quanto costano queste barrette, mi sembra 2,50 euro, non lo so, raga, faccio andare sul sito. Oddio, questa sa proprio di cioccolato fondente. Sì, sa proprio di cioccolato fondente. Sembra la cioccolata fondente della Lindt. Non so, queste barrette mi ricordano tanto il retrogusto dei gelati. È difficile, non mi è mai capitato. Allora, fuori si sente di cioccolato fondente, punto. Però all'interno, il cioccolato al suo interno mi ricorda tantissimo quando andate in gelateria e acquistate solo il gusto cioccolato, punto. Ragazzi, è uguale. È praticamente uguale. Buono. Veramente buono. Più che una barretta proteica, lo sapete cosa mi sembra? Di solito le barrette proteiche sono così, però le nostre, quelle non vegane, sono comunque diverse, proprio a sapore, cioè sembra che è proprio una barretta proteica. Queste sembrano tipo, no, torroncini, no, chiamiamoli così, però con consistenza morbida, torroncini morbidi. Ecco, raga, mi sembrano proprio quelli. Proprio la consistenza fuori, dentro, perché non è quella consistenza morbida, è morbida. Ma sembra proprio un torroncino morbido. Ecco, non mi veniva il nome, sembrano quei torroncini. Se fate tipo la forma del gianduiotto, ci siamo.
Buono, devo dire la verità, sono buone, non so perché sono state bocciate, ma per me sono molto molto buone. Sono diverse, anzi, molto spesso, io ripeto sempre una frase, di solito le barrette proteiche si tengono anche in casa per chi sta affrontando una dieta drastica, quando ha voglia di qualcosa di diverso, però sa che, se faccio l'esempio, che io con un Kit Kat, un Twix, eccetera, può, non lo so, sentirsi un po' in colpa, ma chiamiamola così, quando poi, ragazzi, non dovete mai, 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 mai farlo. Allora, non lo so, una barretta del genere che sembra si avvicina ancora di più a un torroncino, ecco, un paio di morsi di questo, oppure ve la spezzettate, vi mangiate giusto un pezzettino, secondo me vi fa proprio rivivere. Può sembrare una stupidaggine. Però secondo me avere delle barrette del genere in casa fa super super comodo. Quindi per me è super promossa. Cioè per me non ha niente che non va, considerando anche che è una barretta vegan super promossa, adoro. Poi andiamo avanti con l'ultimo gusto che sarebbe, questo secondo me raga è una bomba, Crunchy Peanut Milk Chocolate, quindi fuori è cioccolato al latte e all'interno è peanut butter, quindi crunchy peanut, quindi all'interno ci devono stare proprio i pezzi di peanut. Quindi vediamo un po'. Oh, stava cascando, eccola qua. Mi piace che sa pure questa firma, non lo so, mi piace troppo. Ottimo, sempre solito discorso, per 50 grammi ha 200 calorie, 8,5 grammi di grassi, 13 grammi di carboidrati, 12,5 grammi di zuccheri, 0,5 grammi di polioli, 7,5 grammi di fibre, 14,5 grammi di proteine, 0,11 grammi di sale. Quindi andiamo ad assaggiarla. Oh mio Dio, si sente tantissimo! Raga, questa invece... Come si chiama? Lo sapete cosa sembra? Sembrano quelle palline. Ecco, andiamo anche ad un'altra cosa. Non sembrano delle barrette proteiche, sembrano proprio o torroncini morbidi oppure le palline, quindi come si chiamano? Beh, io chiamo le palline della Lindt, quindi quei cioccolatini, sì, penso che sono cioccolatini. Vabbè, quelli tipo ricoperti, tipo che all'interno c'è il cuore, o che ne so, di caramello, al latte, eccetera. Ecco, raga, il primo impatto mi sembra proprio quello. Assaggiamo. Non li vedi i pezzi? Ok, ci sono. Mi dovevo accertare. Allora, anche questa è buonissima. Però trovo che c'è qualcosa che non valorizza il burro d'arachidi al suo interno. Questa cosa crunchy non la percepite perché non ci sono proprio i pezzi. Io mi aspettavo pure di trovare sopra, come di solito si trova nelle nostre barrette proteiche, non quelle vegan, sopra di trovare tipo il rilievo tutti i, che ne so, i pezzetti crunchy di arachidi, i pezzetti crunchy, invece no. All'interno, cioè vedete, io l'ho pescato proprio per puro caso. Devo dire che è molto buona perché non mi sento di bocciarla quando poi rispecchia il gusto, solo che per il mio gusto personale è troppo troppo dolce. Però anche questa alza le mani, è molto buona. Però tra tutte e tre, sembra strano, io vi consiglio, non vi faccio una classifica perché sono molto diverse tra loro, quindi è sempre un po' a gusto. Se volete provare qualcosa di particolare da tenere in casa per quando vi vengono quelle vostre voglie assurde, ecco, io vi consiglio, tanto sembra strano, ma invece sì, per me merita, pistacchio ricoperto di cioccolato bianco. Per me questa barretta è super valida, super
Subito dopo vi consiglio cioccolato con ricoperto di cioccolato fondente. E infine questa qui al burro d'arachidi ricoperta di cioccolato al latte. È buona perché non mi sento di bocciarla. Però non mi ha lasciato un ricordo, cioè non mi ha lasciato quella cosa di dire oh mio Dio, wow. Forse perché è un gusto che comunque la fanno. È un gusto che comunque potete trovare anche in altre barrette non vegano. Quindi forse anche per questo non mi ha fatto dire wow. Invece l'altro dice: vabbè, Giulia, ma l'altro non è che cagna, alla fine è cioccolato al latte, stella. È vero, però di solito può sembrare un gusto scemo, ma non tutti riescono a centrarlo proprio bene. E infatti io provai anche. Non so, comunque vi lascio il video giù nell'info box. È sempre una recensione che ho fatto recentemente. Non mi ricordo come si chiamano, Bites. Comunque sono piccolissimi, costano all'incirca 1,50 euro. E lì buoni, ma proprio questo gusto, se non mi sbaglio, non mi ha fatto impazzire. Adesso non mi ricordo bene, però proprio per dirvi che non è semplice. Se può sembrare stupido come gusto, ma non lo è. Io mi sono dilungata in chiacchiere proprio tantissimo, ma ci tenevo a spiegarvelo proprio al 100%. E quindi niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!